Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto scusate per la ripresa in verticale, però non posso andare a registrare lì dove registro sempre, dato che ho ospiti in casa, quindi davvero vi chiedo venia. Per quanto riguarda il derby, allora devo dire che questo derby mi ha lasciato un pochetto con l'amaro in bocca, perché mi aspettavo un derby un pochetto migliore, più bello. Va bene, nel secondo tempo comunque se lo sono combattute entrambe le squadre, perché ci sono state occasioni da parte del Milan, occasioni da parte dell'Inter. Nel primo tempo nettamente meglio noi, anche per quanto riguarda il possesso palla, nettamente meglio noi. Tra l'altro mi sono anche infortunata, raga, mamma mia, mi sono fatta male. E vabbè, mi aspettavo comunque di più, mi aspettavo un derby un pochetto più bello, a tratti, tipo anche nel primo tempo. Era un derby quasi, cioè, non so, strano, strano, mi ha lasciato con una sensazione strana. Comunque, per quanto riguarda le occasioni, vabbè, noi abbiamo segnato con Icardi, il gol era proprio stiamo parlando proprio di millimetri in fuorigioco, quindi è giusto che sia stato annullato, su questo niente da dire. Poi però Icardi ha avuto durante tutta la partita altre due occasioni. Però sinceramente non mi va di prenderlo a pomodori in faccia, perché nelle scorse partite è stato soprattutto grazie a lui che abbiamo vinto. È una prima punta veramente fenomenale, Icardi, quindi adesso soltanto perché ha sbagliato no? Si è mangiato due gol, perché questo bisogna dirlo, si è mangiato proprio due gol. Io non so proprio come ha fatto lui a non fare entrare la palla, però non mi va adesso di prenderlo a pomodori in faccia. Il secondo tempo, appunto, anche il Milan ha avuto le sue occasioni. C'è stata quella bellissima parata di Handanovic, però quella nel primo tempo. E niente, tutto sommato, ve lo ripeto, mi aspettavo un derby un pochino più bello, ma nemmeno bello, non so come spiegarvelo. È stato un derby molto molto strano. Comunque dell'Inter, l'Inter bene, nel senso che ci sono state un pochetto di, magari di imprecisioni, però stiamo parlando del minimo. Era comunque un derby, una partita pesante sulle spalle, quindi non stiamo parlando del partitino così. Era comunque il derby, mi sono piaciuti. Potevano decisamente fare meglio, potevano giocare con più grinta ancora, però non mi va di recriminare nessuno. Un pochetto forse di errori da parte di D'Ambrosio, anche di Eder. Allora, Eder, diciamo che da qualche partita, nel momento in cui viene inserito, non sta proprio dando il meglio di sé. Eder è entrato nel secondo tempo, però diciamo non sta dando proprio, no, il meglio di sé. Potrebbe decisamente fare di più. Mi è piaciuto Brozovic, perché lui corre veramente tantissimo in campo. Tra l'altro stasera ha recuperato anche tantissimi palloni, quindi diciamo che tutto sommato la squadra ha giocato. Si poteva fare di più? Sì, si poteva fare di più, si poteva giocare ancora con più grinta, con più voglia, però alla fine non mi va di recriminare niente a loro, perché nel primo tempo abbiamo giocato nettamente meglio noi, come vi dicevo poc'anzi, anche per quanto riguarda il possesso palla, abbiamo giocato nettamente meglio noi. Il secondo tempo è stato un pochetto più, mamma mia, oh, sto combinando un casino. Il secondo tempo invece è stato un pochetto più bello da vedere, anche se io avevo i nervi. Cioè, non vi dico a che livello. Purtroppo, niente, ci siamo portati un pareggio a casa, anche se devo dire la verità, la vittoria ovviamente serviva anche a noi, però serviva più a loro, perché loro adesso sono ben lontani. Quindi serviva un po' a loro per cercare di rimontare, per portarsi a meno 5 da noi. Ovviamente la vittoria serviva anche a noi, però secondo me molto più a loro, perché loro adesso sono giù, avevano l'occasione comunque di accorciare le distanze con noi, e invece no. Se l'Inter avesse vinto questa partita, cioè gioia proprio a livelli che non vi dico, tra il gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo di ieri contro i Gobbi, e la vittoria sarebbe stato proprio il massimo. Però non si può volere, non si può avere tutto dalla vita, e quindi sono contenta così. Alla fine abbiamo pareggiato con il Milan, un Milan che è nettamente in ripresa, non è il Milan di inizio campionato, è il Milan sicuramente migliore, no, di quest'anno. Per cui fatemi sapere adesso cosa ne pensate voi di questa partita. Sempre Forza Inter, e io vi do appuntamento alla prossima.